Ragazzi, mi raccomando, continuiamo con le iscrizioni gratis al canale. Fate un clic, attivate la campanellina, anche perché vi sto per leggere una cosa che portiamo avanti da 2 anni rispetto a chi fa informazione a pagamento. Non è un dissing, ma rispetto a chi fa informazione a pagamento e a chi anche stamattina ha provato a farvi credere che Zhang potesse aspettare la Superlega per poi ripartire. Per poi raddoppiare o rifinanziare. È questa la cattiva informazione che viene fatta su YouTube solo ed esclusivamente da Telecina per difendere il loro padrone, ovvero sia il cinese. Ormai hanno un padrone astratto, non lo vedono nemmeno più, loro non frequentano più certi ambienti, ma nonostante tutto, per loro il padrone è il padrone e il loro padrone è Zhang. Qui non si parla di amore per l'Inter. Qui si parla di difendere l'indifendibile ed il loro padrone. Quindi l'Inter si era già dissociata da questa eventualità della Superlega, perché non te lo dicono, ma te lo dico io. L'Inter si era già dissociata, allorché posso tranquillamente leggervi un comunicato ufficiale dell'Inter che è uscito pochissimi minuti fa. Questo vi fa rendere conto di come le persone parlano a vanvera ormai. E persone non hanno più nulla da perdere, le stavano provando tutte, si stavano attaccando alla Superlega dopo l'ASRI, Bettarelli, Rana Dive, soci di minoranza, Turkish Airlines. Ma ti è andata male, leva la maglia dalla caldaia, l'ultima volta che te lo dico, perché prima anche di Natale ti chiamo i vigili, anche mentre sono in viaggio ti chiamo i vigili, dall'aereo ti chiamerò i vigili io. FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solo ed esclusivamente dalla collaborazione tra i club all'interno dell'ECA e in partnership con UEFA e FIFA. Come società rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazioni dell'ECA per sostenere questi valori. L'Inter in maniera forte ribadisce la sua posizione di continuare a collaborare con l'UEFA e si dissocia da un'eventualità, da un'eventuale Superlega. Questo lo dovete valutare voi. La gente stamattina faceva proclami, Superlega, Zhang, 100 milioni di mercato. Questo è quello che c'è su YouTube. Ora hanno smesso di offendere perché sono stati messi da una parte, non li vedi più in certi contesti dell'Inter, ma è sempre la stessa storia. Quando poi io ai microfoni, ora oggi le voglio dire tutte, quando poi io davanti ai microfoni sento dire che la priorità da Zanetti, no. Quando sento dire da Zanetti la priorità è sostituire Cuadrado, no. No, caro Saverio, la priorità non è sostituire il signor Cuadrado, che all'Inter non è mai esistito, perché l'Inter, il sistema Inter lo ha rigettato Cuadrado. La storia dell'Inter, secondo me, ha vomitato il signor Cuadrado. Io non ce l'ho con la persona, perché di sicuro è una bravissima persona. Io sto parlando del calciatore. Certe cose della Juve all'Inter vengono vomitate, è inutile. C'è una scomunica su certe cose. Vieni scomunicato all'Inter. Io te lo ripeto, è lo stesso giochino di quando prendemmo Gosens perché non c'era un euro e fu fatto questo acquisto a 18 mesi, non spendendo un euro, per buttare fumo negli occhi ai criceti, per dare le crocchine ai criceti. Perché purtroppo molti tifosi si stanno svegliando ora perché hanno guardato solo ed esclusivamente la palla che entrava dentro. Io, che non sono nessuno e sono un tifoso da poltrona come voi, sono 2 mesi che vi dico: quando la palla non entrerà più dentro, perché ragazzi ci saranno i periodi che la palla non ti dico che non entrerà più, che entrerà meno dentro, poi verranno fuori a galla tutte le cose. Già vi siete accorti in tanti che questa rosa era gonfiata da nomi e da giocatori impresentabili. Questo ormai lo abbiamo capito tutti. La priorità non è un esterno, perché Bissek, che anche ieri a me Bissek è piaciuto, non ho problemi a dirlo. L'ho criticato, ma quando i giocatori fanno bene, il campo è quello che decide, è inutile rimanere della pro. Bissek ha fatto bene, non l'aveva nemmeno sostituito. Poi lì subentra la paranoia dell'allenatore che uno ammonito debba venire fuori.
La priorità non è sostituire Quadrato, perché si vede che loro hanno già in mano qualcuno per sostituirlo, perché l'attaccante costa. Perché a gennaio, con il cinese che ancora non è uscito, e secondo me non uscirà a gennaio, uscirà un po' più là per come la vedo io, ma uscirà perché o esce o l'Inter chiude, cioè, perché non si può più andare avanti in questa maniera qui. Anche perché il prossimo anno devi cambiare 7 giocatori, in più ne devi pagare altri 5-6. Quindi ormai il giochino dei vecchi è finito. Il giochino di raccattare nell'umido delle altre squadre sta finendo. Ma non prendete per il culo i tifosi come avete fatto con Gosens, che con Perisic, il migliore esterno del campionato, ci serviva un centravanti e un centrocampista. Quando abbiamo regalato sul vassoio d'argento lo scudetto al Milan, siete andati a prendere Gosens, che era fermo da 7 mesi. L'avete fatto per buttare il fumo negli occhi dei tifosi interisti in buona fede. Ma a me non mi inculate, a me non mi inculate. Non parlate di esterno. La priorità, cara Inter, non è l'esterno. La priorità è un attaccante, ma ti dirò di più. Attenzione ai campanelli d'allarme, perché ti sta avvertendo, il destino ti sta dando una mano. Lautaro Martinez, ah, tutto a posto, ma oh, c'hanno una macchia. Ma guarda, mentre si allacciamo una scarpa, la putto una zanzarina perché ancora ci sono le temperature alte e a Milano. E domani esami. Sono campanelli d'allarme, non prendete per il culo perché io mi sono rotto le scatole di questo regime cinese. Qui siamo in Italia, andassero a fare i dittatori in Cina e a prendere per il culo i loro compatrioti, non i tifosi dell'Inter. La priorità qui non è un esterno e non c'è bisogno di essere esperti di calcio. La priorità è un attaccante. Il problema, sai qual è? Che voi state facendo lo stesso giochino che avete fatto con Gosens. Il problema sono questi. È più facile prendere un esterno in prestito che trovare un attaccante a gennaio. Lo stesso Icardi che andrà al Real Madrid, ovviamente per prendere Icardi ci volevano soldi, indipendentemente poi dopo dall'indice di gradimento della tifoseria. Ma te m'hai portato Cuadrado, quindi, cioè, te dopo Cuadrado ormai, capito? Te a livello morale, io per come sono fatto io, te a livello morale, portandomi Cuadrado all'Inter, mi hai investito. Quindi mi potevi portare anche Icardi, perché io per il bene dell'Inter, Icardi, in una situazione del genere, vergognosa a livello economico, l'avrei accettato tranquillamente perché ho accettato Cuadrado. Già non criticandolo, non offendendolo, io l'ho accettato Cuadrado. Non prendete per il culo i tifosi dell'Inter e non fate operazioni a zero tipo Gosens, perché è vero che nello scudetto regalato al Milan ci possono essere gli errori dell'allenatore. L'errore di Radu, l'errore di Marotta che fa rigiocare quella partita, perché Marotta alla Juve quella partita col cazzo l'avrebbe fatta rigiocare, te lo dico io. Te lo dice Giuse, col cazzo Marotta quella partita l'avrebbe fatta rigiocare a Bologna. Marotta non l'avrebbe fatta mai rigiocare quella partita se fosse stato alla Juve, ma all'Inter lui la fa rigiocare. Non prendete per il culo i tifosi dell'Inter, la priorità è un attaccante e il destino ti sta lanciando dei segnali importanti. Avete rotto le scatole a prendere in giro con questo regime cinese scandaloso e vergognoso i tifosi dell'Inter. Ciao.